L'isola dei famosi, Francesca Cipriani bacia Giucas Casella. Problemi di salute per Giucas Casella, rivelazione di Alessia Marcuzzi sul tapiro di Striscia. La quinta puntata dell'Isola dei Famosi 2018 ha regalato molte emozioni. La serata è iniziata con una dichiarazione di Alessia Marcuzzi in merito al tapiro di Striscia la notizia. Poi la trasmissione è andata avanti sino all'eliminazione di un altro naufrago. Questa volta a lasciare il gioco è stato Filippo Nardi. Tra i momenti più emozionanti della serata figura la sorpresa della moglie di Amauris, che gli ha annunciato che non sarebbe stato lui a lasciare le spiagge di Caios Coquinos. Scopriamo subito che cosa è accaduto. Le parole di Alessia Marcuzzi a Striscia la notizia. La conduttrice del reality show ha detto, in merito alla questione del Cannagate, che ci sono solamente le testimonianze di Eva Enger mentre le telecamere presenti nella villa, che ha ospitato i naufraghi, non hanno rivelato nulla. La Marcuzzi ha affermato di essere del tutto contraria all'uso delle droghe, ma purtroppo la redazione non ha delle prove tangibili. Non possiamo dire è stato quello o quell'altro, ha detto Alessia ai numerosi spettatori dell'Isola dei Famosi. Intanto ha invitato Striscia a proseguire nelle sue indagini. Poi ha parlato di una vecchissima intervista che fece a Verissimo da Silvia Toffanin. La conduttrice ha fatto presente che, pur avendo promesso di spiare i naufraghi all'interno della villa poco prima dell'inizio del reality, la produzione non ha potuto fare come il Grande Fratello, che spia i suoi ospiti 24 ore su 24. Giucas Casella lascia l'Isola dei Famosi, il bacio di Francesca. Ma la parte più divertente della serata è stata quando Giucas Casella ha ipnotizzato Francesca Cipriani. La Marcuzzi ha promesso una pizza a testa qualora l'uomo sarebbe riuscito a convincerla a lanciarsi dall'elicottero. Infatti Francesca soffre di attacchi di panico e nella prima puntata di questa trasmissione fece molta fatica a tuffarsi in mare. Ma alla fine Giucas è riuscito nel suo intento e la Cipriani si è lanciata dall'elicottero senza problemi. Purtroppo l'avventura del noto ipnotizzatore sembra essere giunta a termine perché Alessia ha annunciato che l'uomo deve rientrare in Italia e lasciare i suoi compagni d'avventura. Il motivo è legato ai problemi di salute di Giucas, ma la conduttrice ha promesso che se i risultati saranno positivi potrà rientrare in gioco. Oltre al ritiro di Casella, il televoto ha annunciato l'eliminazione di Filippo Nardi. Per questa settimana i naufraghi staranno insieme nella stessa isola. Riusciranno a convivere?